7 settembre 2007. Il commissario governativo Paolo Costa scrive al ministro della difesa Parisi che il festival No Dal Molin deve essere l'ultima manifestazione del movimento. Si potranno eliminare alla radice le componenti locali del dissenso solo se si interviene tempestivamente per togliere le cause ragionevoli perché fondate di questo dissenso. Un anno dopo, Dario Fo taglia il nastro per inaugurare il Festival No Dal Molin 2008. Siamo ancora qui. Non voglio 4 settembre 2008. Un battello pirata solca i canali della Laguna di Venezia per consegnare a Paolo Costa il premio Attila d'Oro per la distruzione dei territori. Il 5 settembre 2008. Maroni, successori di Parisi, dichiara alla stampa: vigileremo con attenzione sulle prossime iniziative autorizzate previste a Vicenza. Spero non succeda nulla. Il 5 settembre 2008. Berlusconi manda un fax al sindaco di Vicenza, Achille Variati. Le ricordo ancora una volta che la consultazione popolare da lei indetta si manifesta ancor più gravemente inopportuna e rischierebbe di fomentare ulteriori tensioni non facilmente prevedibili. 6 settembre 2008. Durante una manifestazione autorizzata in cui il presidio permanente vuole installare una torretta per controllare che al Dal Molin non inizino i lavori, la polizia, guidata dal questore Giovanni Sarlo, carica a freddo i cittadini di Vicenza. Per difendere la libertà di esprimersi, per difendere la libertà di dissentire, per difendere la democrazia. Difendiamo la consultazione. Vicenza si difende. Sabato 13 settembre 2008, ore 15, Piazza Matteotti.